è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa. È accaduto oggi, mercoledì 6 dicembre, nel primo pomeriggio, in una villetta a Pratiglione. Un 85enne ha compiuto il gesto di fronte alla moglie. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Bianca del Canavese, le di soccorso del 118 e i carabinieri. Per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. La moglie sotto shock è stata trasportata dall'ambulanza all'ospedale di Quarnier. Indagini in corso sulle cause del gesto inconsulto.